Serata stellare all'Odio del Sole. Nell'ambito dell'ormai tradizionale tombolone in Piazza della Vittoria, promosso dalla Proloquo in occasione dell'anniversario di fondazione della città, l'Università delle Tre Etat ha colto l'occasione per comunicare una curiosa novità. Dopo aver omaggiato la città di una stella nel 2016, si è scoperto che il suo sorgere avviene proprio il 3 agosto, giorno di fondazione della città. Ad annunciarlo la presidente del sodalizio culturale Marilena De Biasi. Attenzione catalizzata subito dopo dal gran tombolone annunciato nei loro ringraziamenti dal sindaco della città Andrea Foregato e dal presidente della Proloco Ettore Cattani. Colma la Si piazza. potrà fare solo un ambo, la terzina, la quartina o quaterna che dir si voglia. La cinquina e basta, poi resta la tombola, ok? I volontari della Proloco hanno venduto tutte le schede a disposizione. Col loro ricavato verranno finanziate le iniziative promosse nell'arco dell'anno. Tanti i premi a disposizione messi in palio dai sostenitori della manifestazione, istituti di credito ed operatori commerciali della città. E tanti i vincitori, ambo, terno, quaterna, cinquina, hanno portato sul palco allestito in piazza giovani e meno giovani della città, del circondario, delle province vicine. È un sacchettino vuoto di D&D, così lo fa un regalo dai cinesi, mette dentro la Paolo, maglietta e Paolo, dice: ok. Dobbiamo appunto come si ringraziare. chiama? Allora, Anna. Ciao Anna, grazie. arrivederci. Ma che bella cosa, un applauso alla signora, questi premi che iniziano a farsi, quindi sempre più Paolo, sempre il premio l'indovinello. Va bene? Va bene, arrivederci. Però ancora? Un altro? Che vi abiti? Via Maddalena 32. Proprio, ragazzi, proprio. 32. Grazie, grazie mille di aver giocato con noi. Ha Grazie vinto mille, con grazie 69, davvero. pensa a te dopo tanti anni, Quando che è una vuoi. bella pastrignata da fare, Ok, dici. ti dà anche le patatine del McDonald's e poi tu con questo Hai premio. visto? Ma guarda quanti premi, anche le patatine del Sì, McDonald's. e Poi non abbiamo, solo come premio, guarda anche cosa. Bene, signora, complimenti Abbiamo a la seconda cinquina, deve far vedere al buon Pasqualino Morella. Coraggio! Coraggio, prego. Che bella No, serata. guarda, no, non spirituoso, è un diffusore di essenze. Essenzie. A guidare la serata in allegria due volti noti della comicità lodigiana: Filippo Caccamo, scelto dalla Proloco per condurre il tombolone, e Paolino Boffi, trasformatosi in un battibaleno da ospite occasionale a gran mattatore della serata. A tenere accesa l'attenzione dei tanti presenti sono stati comunque i premi più ambiti, quelli abbinati alle tre tombole annunciate dagli organizzatori. Con una polemica in attesa, smorzata con abilità dai due conduttori: la mancata uscita dopo oltre un'ora e mezza di gioco dei numeri della sesta riga del tabellone. Quando sono iniziati ad apparire, sono fioccate le tombole. L'assegno da 1.000 euro è finito nel Milanese in casa di Maria di San Zenone all'Adda. È in trasferta, ti vedi? Il gioiello, messo in palio da un noto orefice della città, ha preso la strada della Muzza, frazione di Cornigliano Laudense. Fuori casa, anche il terzo premio legato alla tombola, approdato a Sant'Angelo Lodigiano. Poi tutti a casa, con i sogni andati delusi, abbandonati sui tavoli allestiti in piazza per il gran tombolone estivo.